Prima che inizi questo video, ragazzi, volevo farvi vedere che qui, come vedete, sul mio canale c'è la scheda community. Quindi inizierò a mettere vari post, magari per ricondividervi video, oppure per fare dei sondaggi, mettervi delle immagini e pubblicare cose, magari anche qualche spoiler per i prossimi video. Quindi mi raccomando, tenetevi aggiornati, ogni tanto andate a dare un'occhiata alla sezione community del canale. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, avete letto bene, non è un titolo clickbait, ma ieri stava veramente prendendo fuoco il mio palazzo. Infatti, se mi seguite su Instagram avrete sicuramente visto la storia del camion dei vigili del fuoco. Se mi seguite su Facebook avrete visto il post che ho messo al riguardo e non è divertente, non è affatto divertente. Questo sarà un video molto breve perché ci tenevo a specificare un attimo, a spiegare che cosa era successo. E niente, ieri ho avuto una paura fottuta perché comunque sta prendendo fuoco una casa, quindi mi pare anche logico, insomma. E niente, ancora non sappiamo che cosa sia successo di preciso, stiamo aspettando la perizia poi dei vigili del fuoco e dei carabinieri che sono arrivati poi sul posto. E niente, praticamente vi racconto la storia di ieri, di quello che è successo. In pratica erano verso le 6:30, io tutta tranquilla mi vado a fare la doccia e lo shampoo perché ovviamente fa caldo, quindi stavo sudata e ho detto vabbè, mo vado a fare la doccia così almeno non faccio poi che devo aspettare che gli altri si lavino eccetera, perché giustamente tutti quanti poi ci dovevamo lavare eccetera, che poi dopo mangiato saremmo dovuti uscire per andare a trovare mio zio che è sceso da Arezzo e quindi stavo qua un paio di giorni. Comunque sia, vado a farmi questa doccia, esco dalla doccia, insomma avevo l'accappatoio addosso che mi stavo asciugando, che appunto mi dovevo ancora asciugare i capelli, e sento urlare. Esco con l'accappatoio dal bagno per vedere che stava succedendo e inizialmente pensavo che si fosse fatta male una bambina che sta nel mio palazzo, perché appunto era la nonna che stava urlando. Quando poi mi sono iniziata ad asciugare, insomma, mi sono vestita eccetera, ho fatto giusto in tempo a infilarmi la maglietta perché poi mia mamma ha cominciato a urlare e ha detto no no, usciamo giù, usciamo, scendiamo, perché praticamente sta prendendo fuoco una casa. Quindi capito un attimo me che stavo ancora in accappatoio, mezza vestita, con i capelli tutti bagnati eccetera, prendo un asciugamano dal bagno e me ne scappo per le scale ovviamente insieme a tutti gli altri. L'unica cosa che faccio è prendere il telefono da sottocarica perché non lo so, mi è venuto di prendere il telefono, quindi sono venuta di qua, ho preso il telefono e sono corsa giù e ho lasciato il computer acceso, tutta la roba in mezzo che appunto stavo usando prima che succedesse tutto ciò. E niente, erano verso le 7 e appunto stavamo tutti quanti giù al palazzo, tutto il mio palazzo, tutto il mio condominio, insomma. Stavamo tutti quanti giù e abbiamo chiamato ripetutamente i vigili del fuoco per farli arrivare, per fargli vedere che cosa era successo. E nel frattempo dalla casa continuava ad uscire un fumo nero esagerato, tant'è che stava anche prendendo fuoco una delle persiane che stavano abbassate. E niente, è stato abbastanza spaventoso perché comunque avevamo rischiato di saltare in aria tutti quanti e di perdere quindi tutto ciò che avevamo, ma per fortuna non aveva ancora il gas in casa dato che stava facendo i lavori, quindi non era abitata la casa e per fortuna non ha preso fuoco nient'altro a parte la sua casa che ormai è diventata inagibile, quindi niente. Però ragazzi, è stata un'esperienza traumatica, devo dire. Poi il mio primo pensiero quando sono uscita da casa e sono andata giù, il computer. Oh mio Dio, il computer, ho lasciato il computer sopra, cioè non è che scoppiava la casa e mi stavo preoccupando della casa che scoppiava in aria, no. Io mi preoccupavo del computer che avevo lasciato acceso sulla scrivania e che stava prendendo fuoco alla casa di là, quindi io mi preoccupavo del computer che prendeva fuoco, cioè capite un attimo la situazione ai livelli? Che situazione è? Niente, comunque fatto sta che i pompieri sono arrivati circa dopo circa 20 minuti che li avevamo chiamati. Per fortuna appunto, come vi ho detto, a parte quella casa lì che ha preso fuoco, non ha preso fuoco nient'altro, c'è ancora puzza di bruciato, però almeno siamo tutti sani e salvi, stiamo tutti bene e nient'altro ha preso fuoco. E niente ragazzi, io direi che però questo video può finire qua perché sì, sarà un ricordo divertente ora che ci penso, perché comunque poi siamo scesi tutti quanti in condizioni indescrivibili, chi stava in pigiama, chi aveva i... Oh, oddio, come ve lo spiego? Un camice, diciamo, tipo...
Oddio, tipo camicia da notte, come vi devo spiegare? Non lo so in italiano come si dice. Io che stavo con i capelli bagnati, l'asciugamano in testa, tipo vichinghi, non lo so. Comunque è stato troppo divertente poi dopo quando abbiamo risolto la situazione. E niente, sono cose che capitano. Questo 2020 è un anno molto particolare. E vabbè, che dobbiamo fare?